L'autunno è il tempo della semina ed anche il tempo della tessitura degli intenti, una cerimonia di antica tradizione che Maria Sonia Baldoni, detta la Sibilla delle Erbe, tramanda durante i suoi incontri in giro per l'Italia e non solo. Tra le principali esperte di riconoscimento di erbe spontanee, Maria Sonia è l'attivatrice della rete delle case delle erbe, luoghi ma soprattutto persone unite da una scelta di vita in equilibrio con la natura. La raccolta e l'uso quotidiano delle erbe in cucina o per la cura è il fattore comune. L'accoglienza e il tramando delle tradizioni sono altri elementi caratterizzanti queste realtà. Vivere con gioia è il motto di Maria Sonia Baldoni. Tra le cerimonie che la Sibilla celebra insieme ai percorsi di riconoscimento e catalogazione delle erbe spontanee c'è quella della tessitura degli intenti che rimanda a un'antica tradizione delle tribù dei nativi americani, Ojos de Dios, creati tessendo vari fili di lana colorata attorno a bastoncini di legno. Quello che andiamo a tessere sarà un progetto nella materia, accomuna tutti i popoli ed è assolutamente una ricerca anche per i popoli nomadi, i quali tessevano con i colori che riguardano il corpo. Lì abbiamo fatto anche un mandala con le erbe che abbiamo raccolto e che utilizziamo nelle nostre insalate come cromoterapia. Quindi abbiamo il bianco, il viola, il blu, il verde, il rosa, il giallo, l'arancione, il rosso. Il colore che sceglieremo per iniziare la tessitura è il colore che metterà in moto la realizzazione del nostro progetto. È l'occasione per celebrare il momento dell'anno più propizio per focalizzare la nostra attenzione sui progetti che vogliamo realizzare. La scelta dei colori dà l'indicazione per capire quale atteggiamento adottare per portare avanti ciò che vogliamo realizzare e le azioni da compiere. Il mandala, come tutti i mandala che scandiscono le stagioni, serve per tutte le religioni, per tutte le tradizioni del mondo come allenamento a separarsi dalle cose. E quindi quando avremo realizzato il nostro progetto appenderemo ad un albero questa piccola tessitura per allenarci a lasciare le cose anche che ci siamo affezionati. Quindi scandire i momenti dell'anno con la tessitura, il momento dell'equinozio d'autunno, poi tutta la cerimonia che verrà fatta con i cerchi di erbe e anche rami per gli antenati viene lasciato ugualmente alla natura, ma anche la coroncina di piante appuntite che viene fatta al solstizio d'inverno, la bruceremo alla candelora. Quindi ogni data successiva ci separeremo del mandala, della tessitura in questo caso che abbiamo fatto. Dopo la raccolta delle erbe, la giornata con Sonia prosegue con la classificazione in quattro cartelloni per dividere erbe non commestibili, erbe da mangiare cotte, erbe da insalata e erbe curative da solarizzare o mettere in tisana. Questa piantina qua che è una... Come la chiamiamo? Niente. Come la utilizziamo? Gli guardiamo. Non si utilizza, non commestibile. Chi è che ce l'ha? Si chiama forbicina. È una pianta non commestibile, però è carina, gli si guarda. Comincia a nascere quando c'è il solstizio d'estate. Vedete il sole? È una pianta sol. Thank you.
essere un progetto significa camminare di pari passo con la preparazione del terreno che viene fatta per il cibo del corpo, ma anche in equilibrio con la realizzazione dei nostri progetti. Quando si parla di longevità attiva, oggetto di tanti progetti sociali, bisognerebbe prendere ad esempio Giovanni Ercoli, detto Nanni, 89 anni e tanta energia. Lui la sua giornata ce l'ha scandita bene. Io mi alzo la mattina, mi alzo presto, faccio qualcosa e poi mi metto a riposo. Il giorno faccio pranzo perché sto da solo, ho una figlia che mi torna, una figlia, lei prima dell'una e mezza non torna, io a mezzogiorno pranzo e mi vado a dormire. Mi alzo, vado al bar, faccio una partita con gli amici, poi vado a trovare gli amici a Porto San Giorgio, vado da una parte e dall'altra. Vado. Fa l'orto, ma è quasi un'azienda agricola per le quantità prodotte. Quest'anno il raccolto è stato miracoloso. Chi ha bisogno di una zucca per Halloween la può scegliere tra le decine esposte davanti all'abitazione. Ma qual è il segreto? Questo non io lo so dire, perché non è... io quello che io che lo mi andate... E io ho dato tant'acqua, non l'ho fatto mai, però il resto è naturale, non ci sta niente. Quasi una autosufficienza alimentare, frutta, verdura e anche un pollaio. 5 galline e 6 caponi, anche i caponi c'ho, per Natale. Pomodori, insalata, peperoni, melanzane, cocomeri, frumento per gli animali, grandurco e le zucche che sono esplose quest'anno. E se ha voglia di polenta, il suo gran turco se lo macina lui. C'ho il macinino, c'ho quello per sgranarlo, c'ho tutto, c'ho. Tutta l'attrezzatura. Io vengo da un paesino qua su, da Carasai vengo. E sono venuto qui il 27 settembre del 1957, mi sono sposato e sono venuto qui di casa, qui, fatta la casa. Ho fatto 40 anni l'autista, dopo mi sono dedicato, quando sono andato in pensione, mi sono dedicato a aiutare questi di casa, mia moglie, e abbiamo seguitato, dopo 5 anni fa mi è morta mia moglie e sono rimasto solo. C'è un mio genero che mi dà una mano, quando lui ha la possibilità di farlo, mi dà una mano, allora in due facciamo un po' di più. La più grande siamo arrivati ai 51 kg, però quest'anno è un'esagerazione a livello peso, perché difficilmente fanno questi chilaggi del genere, quindi molto probabilmente è stata una stagione molto, molto buona. Non solo zucche, in passato l'abbondanza venne pure per le melanzane. Negli anni 70 avevamo piantato 10.000 piante di melanzane, per uno di San Benedetto, poi a un certo punto ho cominciato a ritirarle, poi non sapeva più dove se le buttare, ha lasciato perdere. E dopo è arrivato un signore di Sforza Costa, che serviva, si è portato via tutto quanto, si è portato via. Oggi andiamo a preparare un piatto che troviamo nel menù dell'Osteria dei Fiori, il tagliolino peloso, che sarebbe peloso nel dialetto maceratese, era perché veniva fatto con acqua, farina, senza uova e diventava bianco. Peloso è un gergo detto anticamente, ma no, perché è peloso, però rimane un po' più ruvido. Gli ingredienti che troviamo in questo piatto sono il guanciale di maiale, la cipolla, i ceci già lessati, il pomodoro, i pelati di pomodoro, il sale e il peperoncino e l'olio extravergine d'oliva. Tagliamo a listarelle il guanciale, che lo andiamo a soffriggere in padella. La cipolla la andiamo a tagliare a listarelle. Andiamo a soffriggere il guanciale. Aggiungiamo un po' di peperoncino. Aggiungiamo la cipolla. Facciamo leggermente tostare. Il sale pochissimo, perché il guanciale ha già salato per se stesso. Aggiungiamo i nostri ceci già lessati. A questo punto aggiungiamo i nostri pezzettoni di pomodoro.
andiamo a cuocere una diecina di minuti. Durante la cottura possiamo aggiungere un pochettino di acqua di cottura del tagliolino. Lo prendiamo il nostro tagliolino, come avevamo detto prima, che è senza uovo, lo andiamo a mettere nell'acqua precedentemente salata, qualche minuto di cottura perché è una pasta fresca, lo andiamo a levare dall'acqua, lo andiamo a amalgamare al sugo, se manca un po' di liquido aggiungiamo un po' di acqua di cottura. A questo punto li andiamo a impiattare. Il nostro tagliolino peloso al sugo finto è già pronto.